Buongiorno cari amici di Chimera Revo, benvenuti ad una nuova recensione. Dopo aver provato per alcuni mesi Google Huawei Nexus 6P, è giunto finalmente il momento di raccontarvi cosa ne penso di questo favoloso terminale. Innanzitutto voglio chiedervi scusa in anticipo, perché so che questa recensione sarà abbastanza lunga. Non perché l'abbia impostata, perché sia lunga, ma perché ho deciso per questo terminale di parlare a ruota libera. Non mi sono scritto un testo, non ho deciso di leggere nulla, perché penso che arrivi a voi un'idea più corretta di quello che penso di questo telefono se ne parlo liberamente. Comunque mi sono fatto una specie di scaletta, quindi diciamo che gli argomenti saranno almeno un po' in ordine, anche se non saranno proprio preparati alla perfezione. Voglio cominciare parlandovi del design di questo bellissimo smartphone. Innanzitutto abbiamo un corpo interamente in alluminio, qui non lo vedete perché parte dalla skin di cui parlerò dopo, completamente in alluminio, unibody, con queste finiture diamond cut sul bordo che lo rendono incredibilmente premium, veramente. La prima volta che l'ho preso in mano ho detto wow, l'unica volta che ho avuto questo tipo di sensazione tenendo in mano uno smartphone è stato con gli ultimi HTC, i top di gamma HTC. Quindi veramente una costruzione eccezionale. L'unica parte non in metallo di questo smartphone è, diciamo, questa banda nera nella parte superiore. Questo piccolo rigonfiamento, infatti, è di vetro, per la precisione Corning Gorilla Glass 4 come il vetro anteriore, e ci troviamo la fotocamera con i vari flash, laser autofocus di cui parlerò dopo, e viene utilizzato per facilitare, diciamo, la ricezione delle antenne. Infatti un corpo unibody totalmente in alluminio avrebbe reso più difficoltosa questa operazione. Un'altra parte non in alluminio è una piccola fascia qui sotto, che non è esattamente alluminio nonostante sia grigia come il corpo del device, che è plastica, che serve anch'essa a facilitare la ricezione delle varie antenne. Il rigonfiamento dove alloggia la fotocamera è stato criticato da molte persone, giudicato esteticamente brutto. Sinceramente anch'io la pensavo così fino a quando non ho visto di persona il dispositivo. Il rigonfiamento non è così evidente, non è proprio così sporgente, è giusto leggermente più sporgente rispetto al device, e il vetro nero comunque fa la sua porca figura. Per finire, parlando dei materiali, troviamo i due tasti sul lato destro del dispositivo, troviamo in alto un tasto accensione blocco-sblocco, leggermente zigrinato per essere riconosciuto al tatto, e il bilanciere del volume subito sotto. Il feeling in mano è incredibile, dà una sensazione veramente di premium. Nonostante il device sia molto alto, misura ben 159 mm in altezza, comunque ha una misura contenuta in larghezza, non è come Motorola Nexus 6, quindi è molto più maneggevole. L'unica cosa, i materiali con cui è costruito, quindi l'alluminio, nonostante dargli questa sensazione di premium, lo rende anche abbastanza scivoloso, quindi io ho deciso di comprare questa skin di D-Brand, il cui link lo trovate in descrizione, per facilitare la presa del dispositivo, altrimenti sinceramente avevo paura che mi cadesse ogni volta che lo prendevo in mano. Ho deciso di optare per queste skin e non per una cover, perché essendo il device già abbastanza grande non volevo aumentare l'ingombro fisico del dispositivo con appunto una cover. Nonostante tutto, come dicevo prima, i 77 mm di larghezza e i soli 7 mm di spessore, diciamo 7 mm abbondanti di spessore, garantiscono una buona presa anche a una mano, e nonostante anche il peso abbastanza sostenuto di 178 grammi, risulta ben bilanciato, molto maneggevole e non si ha veramente difficoltà nel tenere in mano, nel maneggiare lo smartphone. Non vi affaticherà quasi mai nell'utilizzo quotidiano, a meno che non siate in posizioni scomode come distesi con lo smartphone in alto e lì sì, si sente un po' il peso, ma nelle situazioni normali assolutamente no. In tasca non ci sta molto comodo se avete dei pantaloni stretti, in un paio di pantaloni di tuta, comunque nei jeans, se non sono proprio aderenti, riuscite comunque a tenerlo. Io sinceramente non mi sento molto a mio agio con lo smartphone in tasca quando sono seduto. Per sicurezza lo tengo sempre fuori o sul tavolo o in mano, perché ho decisamente paura di piegarlo, anche se in realtà lo smartphone è incredibilmente resistente e per piegarlo bisogna usare veramente molta molta forza. Continuando a parlare di hardware, giriamo il dispositivo, passiamo alla parte frontale, la più interessante. Troviamo un display da 5,7 pollici Quad HD, 5,7 pollici, quindi una dimensione leggermente ridotta rispetto ai 5,9 del Nexus dell'anno scorso.
mantiene la risoluzione Quad HD, è la stessa dell'anno scorso. Il pannello è un pannello veramente bello, è un pannello prodotto da Samsung di tipo Super AMOLED, lo stesso che troviamo su Galaxy Note 5, dei colori veramente vivi, brillanti, dei contrasti incredibili, dal nero quasi assoluto. L'unica cosa che potrebbe non piacere è la saturazione dei colori, troviamo dei colori abbastanza saturi, ma Google per questo ha introdotto uno switch nella UI per permettere di calibrare lo schermo con la gamma di colori sRGB, e quindi nel caso trovassimo dei colori troppo sparati possiamo abilitare questo switch e appunto avere dei colori più naturali. Sempre nella parte frontale, sopra il display, troviamo un LED di notifica qui in alto a sinistra. A fianco alla di notifica troviamo la fotocamera frontale da 8 megapixel che scatta veramente ottime foto. Ovviamente non è la fotocamera migliore del device, però se dobbiamo farci delle selfie in compagnia di amici, insomma, è più che perfetta, più che sufficiente. Troviamo anche vari sensori di luminosità e prossimità. Sicuramente non possiamo non parlare anche degli speaker frontali. Huawei insieme a Google ha deciso di posizionare nella parte frontale gli speaker di questo smartphone in modo da poter avere dei suoni sempre chiari, forti, vivaci, e soprattutto sono due speaker stereo, quindi potremo goderci interamente la nostra musica in stereo. Se stiamo guardando dei video o un film sentiremo comunque la differenza tra le due casse. E anche l'esperienza videoludica è eccezionale grazie a questi speaker frontali. Il volume è molto molto alto, non ci perderemo mai una notifica. L'unica cosa, ovviamente, non aspettatevi dei bassi proprio come degli altoparlanti esterni, è comunque un limite dello spessore del dispositivo, della dimensione piccola insomma di questi speaker, ma comunque veramente sono a mio parere i migliori speaker stereo che abbia mai avuto occasione di utilizzare, anche meglio dei Boom Sound di HTC. Continuando un veloce tour dell'hardware del dispositivo, troviamo nel lato superiore il jack da 3,5 mm per le cuffie, lato sinistro il carrellino per la nano SIM, mentre nel lato inferiore del device troviamo la porta USB tipo C, utilizzabile per la ricarica. È utilizzabile in realtà in molti modi, grazie ad Android è possibile utilizzarlo come porta di ricarica del nostro telefono, possiamo utilizzare il nostro telefono per caricare altri dispositivi connessi, è utilizzabile come un'uscita audio MIDI o come uscita dati appunto per MTP o PTP per il collegamento al nostro PC. Per completare l'argomento hardware voglio parlarvi di quello che troviamo dentro a questo dispositivo. Troviamo un sistema on a chip, quindi un SoC Qualcomm Snapdragon 810. Il chip, il processore, è un processore octa-core diviso in due cluster quad-core. Troviamo il primo gruppo di core con architettura ARM Cortex A53 cloccato a 1,5 GHz, diciamo per i task meno impegnativi, anche se comunque è un quad-core ad alte prestazioni, mentre il cluster a prestazioni più elevate è un cluster con architettura ARM Cortex A57 cloccato a 2 GHz. Google ha fatto veramente un lavorone per tenere a bada questo mostro di chip, ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm, in quanto questo chip era famoso per scaldare molto, per raggiungere temperature molto elevate, e molti altri smartphone hanno sofferto di questo problema. La revisione hardware montata all'interno di questo dispositivo sembra aver risolto completamente questi problemi, infatti veramente non ho mai avuto un singolo problema di riscaldamento con questo telefono. Diventa sì leggermente tiepidino qui nella parte alta quando lo utilizziamo in maniera intensa, comunque il lavoro di dissipazione che offre il corpo unibody in alluminio e il grande lavoro di ottimizzazione software ha dato veramente ottimi risultati. Ricordiamo che questo mostro di potenza può tenere tutti e 8 i core attivi per veramente svolgere appieno e con massima fluidità tutti i suoi compiti. Fluidità che è aiutata sicuramente anche dai 3 GB di RAM LPDDR4, quindi della RAM ad alta frequenza a basso consumo, che aiutano incredibilmente il multitasking. Qualsiasi cosa voi farete con questo telefono risulterà fluida, istantanea, non ci sarà nessun minimo ritardo nell'utilizzo di Android su questo dispositivo. Questa CPU è affiancata da un coprocessore chiamato Sensor Hub, che è una novità assoluta di questi due nuovi Nexus del 2015. Questo diciamo coprocessore è dedicato, è un processore a basso consumo, a bassissimo consumo,
in cui vengono elaborate tutte le informazioni relative ai vari sensori, quindi sensori di prossimità, luminosità, giroscopio, accelerometro, in modo da dare informazioni precise al device su cosa stiamo facendo, camminando, correndo, andando in bicicletta, andando in auto, se il device è fermo sul tavolo, se il device è nella nostra tasca, se il device è in mano e lo stiamo utilizzando. E grazie a queste informazioni Android 6.0 riesce veramente in maniera precisa ad ottimizzare il consumo della batteria. Batteria che è comunque una 3450 mAh, quindi abbiamo un amperaggio abbastanza alto, non è altissimo sicuramente, però ci garantisce un'ottima autonomia. Sono davvero riuscito ad arrivare quasi sempre a fine giornata senza ricarica. La mia giornata di lavoro tipo è molto stressante per gli smartphone. Io faccio dalle 2 alle 3 ore di telefonate al giorno. Ho lo smartphone praticamente sempre in mano, mando mail, ricevo messaggi, navigo in internet, uso il device per farmi da hotspot sul portatile, sul lavoro, e veramente ho poche occasioni per ricaricarlo, anche perché non ho ancora comprato un caricatore tipo C. E questo è il primo device che possiedo che mi permette di arrivare a fine giornata lavorativa senza ricarica. Il problema è che nella mia giornata tipo non riesce mai ad entrare DOVE, quindi il device non riesce mai ad andare in risparmio energetico, chiamiamolo così, e il consumo anche in standby è abbastanza altino. Nelle giornate di festa, come quelle che sono appena passate, invece ha dato il meglio di sé. DOVE mi ha aiutato davvero a fare 2 giorni abbondanti senza caricare la batteria. Ho caricato lo smartphone il pomeriggio del 31 dicembre. Sono andato a cena fuori, ho festeggiato Capodanno come tutti voi, sono ritornato a casa non avendo utilizzato praticamente nulla il device, con ancora il 45-46% di batteria, se non ricordo male. Non avevo il caricatore a portata di mano, sono andato a dormire lasciando lo smartphone sul comodino, mi sono risvegliato che avevo ancora un buon 40% di autonomia. Sono arrivato tranquillamente la sera del 1° gennaio senza dover ricaricare il dispositivo. Comunque, come da mia tradizione con tutti gli smartphone che ho provato, sarà una mia maledizione probabilmente, non ho mai superato le 4 ore di schermo acceso. Col kernel stock arrivava a 3 ore, 3 ore e un quarto, 3 ore e 20. Cambiando kernel ho quasi raggiunto le 4 ore, però ovviamente non essendo un kernel stock non conta ai fini della recensione. La cosa che più mi ha colpito di questo smartphone, e vi ho promesso che ve ne avrei parlato in questa recensione, è la fotocamera. Il sensore è un 12,3 megapixel accompagnato da delle lenti con f2.0, apertura focale f2.0, è in grado di catturare veramente moltissima luce. Vi consiglio di guardare la galleria che ho messo nella recensione scritta, ci sono delle foto fatte al buio veramente incredibili che non sarei riuscito a fare con nessun altro device. Diciamo che sono rimasto soddisfatto tanto quanto ero soddisfatto col mio precedente smartphone, che era il Samsung Galaxy S6 Edge. Fotocamera che è in grado di registrare ovviamente video in 4K a 30 fps, 1080p 30 e 60 fps, e modalità slow motion 720p 120 fps o addirittura 240 frame al secondo. Vi consiglio di guardare anche qui la prova che ho fatto. Ho fatto un piccolo video test a 240 fps slow motion per mostrarvi la qualità di questa registrazione, e davvero ne sono rimasto colpitissimo. Piccola precisazione: Nexus 6P non ha OIS, quindi non ha la stabilizzazione ottica per la fotocamera, ha una stabilizzazione elettronica, quindi troviamo una AIS che comunque fa molto bene il suo lavoro e non ci farà sentire la mancanza della stabilizzazione ottica, della stabilizzazione fisica, diciamo. Il vantaggio di questa stabilizzazione digitale è che può essere migliorata tramite degli aggiornamenti, e speriamo che Google continui a migliorare la sua fotocamera, che già è stata migliorata con Android 6.0. Sinceramente non voglio dilungarmi molto sul software di questo dispositivo, in quanto troviamo Android stock. Android come Google l'ha pensato, senza modifiche, senza bloatware, senza nulla di aggiunto. Non troviamo delle funzioni particolari, fantastiche, come multi-window, applicazioni in finestra o altre cose che possiamo trovare sulle varie skin di vari altri produttori. Android pulito. Diciamo questo è sia un pregio che un difetto, nel senso che abbiamo Android pulito, veloce, non abbiamo memoria occupata da cose che non ci servono. D'altro canto, un utente che non è poi così pratico di Android e che non sa dove andare a cercare, quali applicazioni scaricare per avere queste funzioni, magari non è amante del modding,
magari vorrebbe avere qualcosa di più, ecco, in questo device non trova quello che sta cercando. Questo device è più puntato a chi già ha una buonissima idea di come è fatto Android e di come sfruttarlo al massimo. Software che è incredibilmente ottimizzato, non c'è nemmeno da dire, è Android Marshmallow è quello che è stato Jelly Bean per Android Ice Cream Sandwich. Ice Cream Sandwich ha portato una grande rivoluzione dal punto di vista grafico, dal punto di vista della UI, Jelly Bean ha portato la fluidità in questo sistema. La stessa cosa è successa per Android Lollipop, che ha portato il material design, una UI completamente rinnovata e più accattivante, che però aveva i suoi problemi di fluidità e di gestione della RAM, che sono completamente spariti con questa release software Android 6.0. Il telefono è veloce, reattivo, e non ha veramente nessun impuntamento, la copiata hardware software di questo device è perfetta. Tra le funzioni esclusive di questo Nexus e di pochi altri dispositivi che hanno ricevuto un Marshmallow, troviamo sicuramente l'Active Display, che praticamente permette di accendere il display dello smartphone quando lo smartphone viene sollevato in posizione verticale, ci permette di vedere le nostre notifiche in una modalità, diciamo, a basso consumo, in bianco e nero. Altra esclusiva di questo Nexus e del suo fratello minore, quindi LG Nexus 5X, troviamo un sensore di impronte digitali qui sul retro, chiamato Nexus Imprint. Il suo hardware è incredibilmente veloce, lo sblocco del dispositivo avviene veramente in un secondo, basta appoggiare il dito e ci ritroviamo già nell'home screen del nostro smartphone, senza dover appunto prima sbloccare il device, poi appoggiare il dito. La cosa è veramente istantanea. Già estraendo lo smartphone dalla tasca, se noi teniamo il dito sul lettore di impronte, ci ritroveremo lo smartphone diciamo posizionato frontalmente già sbloccato, e questo garantisce un uso immediato di questo Nexus. Fatto importante, Android 6.0 Marshmallow, così come l'ha implementato Google, migliora il riconoscimento dell'impronta che abbiamo registrato ogni volta che lo utilizzeremo. Quindi, continuando a utilizzare Nexus Imprint, diventerà sempre più preciso e sempre più reattivo, e questa è una cosa fantastica. Penso che la quantità di volte che ho utilizzato le parole incredibile, fantastico, fenomenale in questa recensione vi abbiano fatto capire come questo device mi abbia colpito. Io sono un amante della serie Nexus, ero un po' scettico sulle dimensioni, ma veramente ci si abitua e poi non si riesce più a tornare indietro. Qualsiasi altro smartphone più piccolo ci sembrerà un giocattolo. La potenza non ha paragoni, venendo anche da Galaxy S6 Edge, che è un dispositivo molto potente, mi sono trovato molto meglio, in quanto non ci sono nemmeno quei piccoli impuntamenti causati da Lollipop, che sinceramente mi riferiscono sono praticamente spariti con l'aggiornamento Marshmallow che è uscito in beta per S6. La fotocamera mi ha lasciato incredibilmente soddisfatto, non pensavo di riuscire a fare foto così belle in condizioni anche molto molto difficili, come delle foto al buio a degli oggetti molto luminosi, come fare una foto ad una fiaccola. Con i vecchi device che ho provato erano foto veramente quasi impossibili da fare. Con questo Nexus vi basterà puntare la fotocamera e scattare, e la foto sarà quasi sicuramente perfetta. Ciò che non mi è piaciuto del dispositivo: le dimensioni, un po' troppo grande, l'avrei preferito leggermente più piccolo, massimo un display da 5 pollici e mezzo, o magari limare leggermente le cornici superiori, però come ho già detto ci si fa l'abitudine, non è diciamo una cosa che ne pregiudicherebbe l'acquisto, viste le altre prestazioni e l'alta resa di questo telefono. Stesso discorso per il prezzo è alto, il prezzo di partenza è 650 euro, nonostante si trovino già delle promozioni, ma il prezzo base è quello. Per la versione 32 GB, prezzo alto ma giustificabile dall'alta qualità della costruzione del dispositivo, dalle altissime prestazioni, e poi ragazzi parliamoci chiaro, è un Nexus, viene seguito direttamente da Google, avrà aggiornamenti garantiti, sarà il primo device ad essere aggiornato fino all'uscita ovviamente del nuovo smartphone Nexus. Modding estremo assicurato, non preoccupatevi a sbloccare il bootloader con tutte le storie che sono girate in rete, non si invaliderà la garanzia. Sconsiglio questo dispositivo a chi vuole uno smartphone completo di funzioni anche diciamo particolari, che vada oltre il semplice fatto di essere uno smartphone di funzionare bene. Consigliatissimo a chi vuole uno smartphone che funzioni sempre, comunque, che voglia uno smartphone reattivo in qualsiasi momento, e che sappia già come ambientarsi e come districarsi nel mondo, diciamolo chiaramente, molto complicato di Android.
So che ci sarebbero ancora moltissime altre cose da dire, sono andato molto più nel dettaglio nella recensione scritta che vi invito a leggere, trovate la scheda qui in alto. Se avete dei dubbi, volete dei chiarimenti, volete che vi parli di qualcosa più nel dettaglio, scrivetelo pure qui nei commenti. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo della tecnologia. E anche per questa recensione è tutto, un saluto da Luca e da Google Nexus IT per finire.com. Ciao!